Chi non ha mai sognato di avere la propria shitcoin con tutte quelle belle tokenomics deflazionistiche, i burn che vanno in tasca agli holder ad ogni transazione, eccetera, eccetera, tutte quelle belle cose che vanno di moda nelle migliori shitcoin del momento? Sicuramente tu non stavi aspettando altro. E quindi oggi ti spiego passo passo come si fa a farne una in meno di 5 minuti. È veramente facilissimo. Bonus, ti spiego anche tutto quel procedimento che serve per portarla al successo, per farla diventare virale, per dargli la spinta necessaria, nonché quanto ti verrà a costare. Quindi tieniti forte perché oggi diventerai lo shitcoiner che hai sempre sognato di essere. Seguimi! Buonasera amici criptoinvestitori e ben ritrovati a tutti quanti. Ha avuto tutto inizio in pieno bull market, durante il quale non si sapeva più dove buttare i propri soldi, ci si annoiava di quei pallosissimi più 10% al giorno di Bitcoin o delle altcoin, di quelli altrettanto noiosi, quasi sonniferi APY al 300% sui vari pool di liquidità su PancakeSwap e simili, e quindi uno si chiedeva: ma io dove li butto i miei soldi? Non so veramente più che cosa fare. Ed ecco che nasce il movimento delle shitcoin, che, come suggerisce la parola stessa, sono delle coin prive di qualsiasi tipo di valore fondamentale, quindi che sono l'opposto di un investimento agli antipodi e sono unicamente basate sulla loro viralità, magari perché c'è sotto un meme o magari sono simili a un meme, fanno il meme del meme. Siamo arrivati veramente a un livello dove si è esplorato tutto l'esplorabile, e ovviamente ne sono iniziate a nascere a decine, a centinaia, complice il nostro Elon Musk che come al solito fa da aizzatore di folle e ha iniziato appunto con Dogecoin, che ha dato poi l'inizio, il via a questo effetto domino. E poi, ripeto, giorno dopo giorno ne sono nate a centinaia. È nato anche un sito finalizzato proprio a tenere traccia delle nuove e a seguirne l'andamento, perché poi tutte queste shitcoin di solito sono nate su Binance Smart Chain, perché le gas fee sono basse, quindi chiunque può acquistarle e venderle tranquillamente, e soprattutto lo può fare tramite PancakeSwap, non dovendo quindi richiedere il listing sull'exchange, perché altrimenti sarebbero state tutte quante segate in partenza. Ecco, oggi io vi insegnerò come si crea una di queste coin, e tra l'altro con qualche feature in più, perché poi all'inizio sì, bastava la meme coin con un animale carino e già era, poteva diventare virale, ma poi si sono iniziate, cioè è iniziato anche un po' il bear market, è iniziato il ritracciamento, e quindi ci volevano altri incentivi per fare detenere queste shitcoin, come ad esempio inventarsi quelle cosiddette tokenomics, che è un assoluto abuso di questo termine, tipo andare a bruciare il 5% di ogni transazione, andare a distribuire agli holder il 10% di ogni transazione, ogni trade fatto su PancakeSwap ridà liquidità al liquidity pool. Queste sono tutte quelle classiche feature che, non lo so, io non riesco neanche a capire se allettano qualcuno per davvero oppure se sono solo fine a se stesse. Tutti quanti sanno che in realtà dietro a questo appannaggio si cela l'ennesima shitcoin. In ogni caso, io vi insegnerò anche a implementare queste feature così che la vostra shitcoin possa essere la più bella del mondo. Come vedete, io qui ho preso qualche esempio tra le più conosciute, diciamo. Quest'ultima no, in realtà non la conoscevo neanch'io, ma talmente fantasiosa che ve l'ho voluta mostrare su Brave con la navigazione in incognito, perché non voglio che mi rimangano nella cronologia, è veramente una macchia indelebile. E quindi, prendendo spunto appunto da SafeMoon, è stata un po' la prima, diciamocelo, che ha introdotto questi concetti di tokenomics finalizzati a far detenere la coin in questione, poi è stata copiata con tante variazioni e noi faremo la stessa identica cosa. E vi mostrerò che non ci vuole nessun tipo di abilità e nessun tipo soprattutto di barriera d'ingresso, cioè il capitale necessario è basso e il tempo necessario è altrettanto basso. Prima di partire vediamo la cosiddetta shit list, ovvero
quella checklist che dobbiamo seguire per andare a essere certi che la nostra coin sia all'altezza della concorrenza. Quindi il primo punto fondamentale è che la supply sia almeno quadrilionaria, quindi ci vogliono un bel po' di zeri, più zeri aggiungete meglio è, perché così la vostra coin vale talmente poco che tutti coloro che l'acquistano si sentono già ricchi, perché con un dollaro, due dollari, tu acquisti 1.000 miliardi di questa coin e quindi già sei automaticamente nella mentalità del ricco. Poi ti immagini, no, nella tua mente che potrebbe andare a un dollaro e ci compri un'isola, un atollo o magari, non lo so, un pianeta, ecco. Poi, secondo punto, il burn a ogni transazione. Anche questo è importante, perché così puoi dire anche tu tokenomics, tokenomics, tokenomics. Punto 3, una fee a ogni transazione distribuita agli holder, così uno è incentivato a detenerla e a non venderla e potrai urlare sui social hold, hold, hold to the moon, eccetera, e farlo urlare ovviamente a chi pagherai per promuovere la tua shitcoin, altro punto fondamentale di cui parleremo più avanti. I token devono essere automaticamente aggiunti al pool di liquidità a ogni trade, quindi se voi, cioè non se voi, voi dovrete andare a mettere il pool di liquidità su PancakeSwap con dentro questa coin in questione, perché altrimenti uno non la può comprare, quindi perde di senso in partenza. E inoltre, ad ogni trade che viene fatto, si può mettere nello smart contract del token il fatto che viene aggiunta con una parte di quel trade della liquidità al pool, in modo che continui a crescere e voi avete anche più possibilità di dumparlo, perché poi ve lo dico in segreto, l'obiettivo per voi che lo create è poterlo dumpare su chi lo compra. Non ditelo in giro questo, perché fate brutta figura, però sappiate che l'obiettivo, ecco, è questo: voi, i vostri amici e coloro che fate entrare nel vostro giro. Poi l'ultimo punto è una fee su ogni trade da destinare a una nobile causa. Questo è un plus. L'ultimo trend del momento, perché lo vedo, perché purtroppo mi arrivano una quantità industriale di mail di richiesta di promozione di coin del genere, è proprio lo scopo caritatevole. Dicono: sì, noi abbiamo creato questa coin per fare la donazione a questo ente di ricerca con le fee che arrivano dai trade. Ok, poi vai a vedere, apri ed è l'ennesima shitcoin col burn, supply quadrilionaria, le file, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questa nobile causa magari convince qualcuno, ma sinceramente io credo che sia unicamente un altro specchietto per le allodole, per rendere più appetibile e diversa dalle altre la nostra coin. Quindi se siete creativi, avete la giusta spinta di immaginazione e potete vi viene in mente, ecco, una nuova causa nobile alla quale donare i proventi della vostra shitcoin, mi raccomando, rendetelo ben visibile, perché vi fa soltanto onore e poi genera più probabilità di successo. Quindi questa è la shit list da tenere in mente. Adesso andiamo a vedere tecnicamente come si crea. Dobbiamo innanzitutto aprire cointool.app, che è un sito dove è possibile fare varie cose molto interessanti, perché si interagisce con diverse blockchain e ci permette di creare token, di creare address. Come vedremo, ci sono tutti i tool che ci servono, tra cui la possibilità di fare airdrop. Noi la facciamo più semplice possibile oggi, poi sappiate che è possibile anche salire di livello e fare una cosa un po' più complicata e più dettagliata, però è più che sufficiente quello che facciamo oggi. Oggi diamo priorità alla semplicità, alla rapidità, ma nel contempo di avere una bella shitcoin con tutte le features al posto giusto. MetaMask collegato su BSC e ovviamente un po' di BNB per pagare le gas fee. Allora, noi andiamo, possiamo anche scegliere la blockchain, ovviamente. Il prezzo per caricare il token, per creare il token, è simile sulle varie blockchain, però ovviamente conviene utilizzare la BSC perché è più popolare, ormai tutti gli shitcoiner sanno usare PancakeSwap e quindi non dovete spiegare niente a nessuno. Inoltre le gas fee sono talmente basse che uno può anche comprare 10 dollari, 10 euro della vostra coin. Quindi andiamo a selezionare BNB
E andiamo a vedere Create BEP20 Token, che è un token appunto su Binance Smart Chain. Ecco fatto, qui abbiamo la nostra schermata, la nostra interfaccia che ci permette la creazione del token senza nessun tipo di requisito tecnico, di capacità richiesta di programmazione, né niente. Dobbiamo solo compilare 5-6 campi e abbiamo finito. Innanzitutto il nome del token. Allora, come lo chiamiamo? Facciamo Safe Labrador. Così rimaniamo anche nel trend, poi è bello il Labrador, è un bel cane. Simbolo, Safe Lab, eccoci. Initial Supply, ecco qua, vi ricordate la nostra shitlist? Almeno quadrilionario, quindi 21, no, che è banale, che ricorda Bitcoin. Facciamo 6, 9 e un po' di zeri in più. Sì, dai, più zeri ci sono è meglio, è un sacco di zeri. Decimali va bene, 18 non ci interessa. Advanced settings ovviamente lo andiamo ad aprire, perché ci viene a chiedere chi è il proprietario. Di default ti importa il tuo address. Poi altre cose, other config, anche qua fondamentale, perché dobbiamo flaggare can burn ovviamente, altrimenti come facciamo a fare i nostri burn per andare a incentivare i futuri holder. Can mint non conviene, perché significa che si può creare nuovi token. No, non ci piace, è bello che sia deflazionario. Can pose, anche quello evitare, perché questo e blacklist vanno a centralizzare il network, quindi noi possiamo bloccare lo smart contract o addirittura blacklistare qualcuno. E qua abbiamo il punto fondamentale, deflation. Questo è assolutamente obbligatorio, perché va a introdurre tutte quelle logiche di tokenomics. Potete scrivere enorme tokenomics ovunque. Allora, transaction fee, quindi ogni transazione viene a costare una certa percentuale, possiamo fare 7%, così. Burn fee 2%, cioè ogni transazione brucia il 2% della stessa. E qua ecco, possiamo scegliere se intascarcela noi la transaction fee, che non sarebbe male, potremmo dire, ma questo wallet è destinato a una raccolta caritatevole, in realtà è il mio wallet e la raccolta caritatevole è la mia Tesla, ma vabbè. Oppure possiamo fare distributed to holders, ancora più bello, perché possiamo andare a scegliere quanto ne andiamo a distribuire agli holder e poi il resto ovviamente nel wallet caritatevole. Però se siamo delle persone corrette, su 7% andiamo a dare il 7% agli holder, dai, almeno possiamo anche ostentare trasparenza. Poi automatic LP, ovviamente da flaggare anche lui, perché mi permette di andare a trasferire una certa percentuale di ogni trade che verrà fatto poi su PancakeSwap al pool di liquidità, come vedete. Ovviamente scegliamo il nostro PancakeSwap, perché l'andremo a mettere lì la liquidità. E infine c'è anche, volendo, la transaction tax, ovvero ogni trade. Qui prima era transazione, adesso stiamo parlando di trade. Possiamo andare a scegliere di andare a distribuire una parte di ogni transazione, ogni trade fatto, oltre che all'interno del liquidity pool, a uno specifico address, ok? Anche qua per scopo caritatevole, ovviamente. Una volta fatto questo, basta fare create token e il gioco è fatto. Il token viene creato e l'intera quantità viene distribuita al wallet del creatore. Quindi poi abbiamo un problema, il problema della centralizzazione. Adesso dobbiamo fare sì che in qualche modo questo token risulti lanciato in maniera equa, in maniera fair. Quindi o si può fare un airdrop iniziale con una campagna social abbastanza aggressiva, e questo anzi direi che è quasi un obbligo, e inoltre vi insegno un altro paio di trucchetti. Allora, torniamo alla nostra presentazione. Trucchi da shitcoiner, che è la slide numero 2. È fondamentale, primo punto, creare qualche migliaio di holder, perché un'altra cosa di cui ne fanno un vanto è: noi abbiamo 1000 holder, 3000 holder, nel giro di un giorno abbiamo già 10.000 holder. Vi faccio vedere come si creano, così già di default, per partire già belli carichi. Qui a sinistra, guardate, abbiamo BNB BSC, scusate, Batch Wallet Generate.
Il che, guardate cosa fa, ci clicchiamo sopra. Noi vogliamo creare 1000 wallet, supponiamo, anzi facciamo 100 perché a 1000 poi ci mette di più e dobbiamo aspettare. 100, tac. Lui cosa fa? Mi crea 100 wallet della Binance Smart Chain a caso, ok? Cosa facciamo? Li esportiamo, ci crea un bel file CSV e questi 100, che di cui io ho assolutamente il controllo, perché come vedete ho le chiavi private e i seed, gli andiamo a airdroppare un po' di token, così loro saranno i primi fortunati holder visti da fuori, visti da dentro, sono sempre io. Quindi il secondo step è andare sul BSC Token Multisender, andare a importare il nostro file CSV tramite upload file, andare a scegliere il token ovviamente e poi inviare e tac, l'airdrop è fatto e abbiamo i nostri primi holder. Questo è importante. Poi il secondo punto altrettanto importante è la creazione di un fake volume su PancakeSwap. Quindi noi andiamo a creare il pool su PancakeSwap. Creare il pool su PancakeSwap è altrettanto semplice e veloce, perché noi andiamo su PancakeSwap, selezioniamo liquidity, andiamo a fare, ve lo faccio vedere, add liquidity, poi input, tiriamo giù qua dentro, select a token, incolliamo l'indirizzo dello smart contract del token che abbiamo appena creato. Io qua ho preso una shitcoin a caso, Moon Elon, e ho preso, vedete, il contract che si trova qui, questo è esattamente il contract che ha generato poi la creazione che abbiamo visto prima, lo incolliamo, importiamo, gli diciamo sì capisco, lo può creare chiunque, certo l'ho creato io, va bene, import, e poi andiamo a mettere qua BNB o qualsiasi altra coin e decidiamo noi la quantità, quindi il prezzo iniziale. Ad esempio possiamo mettere, che ne so, 10.000 USDC più una quantità ovviamente spropositata della nostra shitcoin, perché altrimenti viene a cadere il discorso del quadrilione. In questo modo fissiamo un prezzo iniziale estremamente basso e il pool è fatto, ok? Una volta che il pool è fatto, possiamo iniziare con gli altri address che abbiamo creato prima a generare del falso volume. Quindi chiamiamo un po' di nostri amichetti che non sanno cosa fare, gli diamo le chiavi private, gli diciamo ascolta, fai qualche trade avanti e indietro tra la mia shitcoin e USDC, BNB, insomma quello che abbiamo deciso di mettere nel pool, così si inizia a generare volume, ok? Questo è il primo punto. E tra l'altro, pro tip, guardate, l'ho anche scritto, falsare il grafico in partenza con trade manuali. Un consiglio che vi do da shitcoiner pro è proprio quello di tenere magari all'inizio il prezzo piatto e poi dite ai vostri amici, oh ragazzi adesso comprate tutti la shitcoin, poi un po' la vendete ma poi ricomprate ancora di più, così da generare un grafico poi su PuCoin, visto che poi è lì che si vanno a vedere, un grafico con un trend crescente, caspita, e poi si può iniziare a shillarla, a sponsorizzarla come una vera shitcoin con volumi reali. L'ultimo punto è pagare qualche TikToker e YouTuber disgraziato che è disposto a svendersi pur di promuovere la shitcoin di turno e dirgli, oh dai, vai, parlane un po', di che è un progetto tutto italiano, di che è la carità, una cosa e l'altra, così cominciamo a fare un po' di volumi e poi diciamo che il resto viene da sé. Ok, quindi questo è per partire. Poi, vabbè, bisogna fare un sito web, ma quello non è particolarmente difficile perché si va a vedere, non lo so, un sito di ad esempio Safe Doge, ci metti un po' di descrizione, vedete la donazione alla carità, meme, eccetera, eccetera, così via. Poi sotto spieghi la tokenomics, come vi ho detto, token rewards, automatic liquidity, la donazione, eccetera, eccetera, e basta. Un sito così ve lo fa, non lo so, credo un ragazzo delle medie in mezz'ora probabilmente. Ricordatevi di scrivere, di mettere bene in vista come si compra, perché è la cosa fondamentale, voi volete che la gente lo compri e basta. E questo è il sito web. Poi abbiamo lo step 3, ovvero se riesci a fare soldi, perché
magari questa cosa non funziona e dopo un po' muore già lì, e allora dici, vabbè, dai, cerchiamo di recuperare i costi iniziali e poi spariamo nel nulla e magari proviamo a farne un'altra, ma magari si riesce a diventare virali, a fare soldi e a crescere come volumi. E quindi, insomma, bisogna anche pensare in grande. E quindi pagare qualche audit, alla fine lo smart contract di per sé non è uno scam, cioè uno smart contract normalissimo di un token, quindi gli audit li puoi passare. Migliorare il sito web, quindi andarlo a fare un po' più bello. SafeMoon recentemente l'ha rifatto tutto, ci credo, ha fatto una paccata di soldi. Fare prodotti senza senso, giusto per dirlo, exchange, wallet. Ad esempio, guardate, SafeMars ha fatto il suo Mars Swap, che altro non è che un fork di Uniswap con dei colori diversi. Quindi ci vuole un quarto d'ora a farlo, però ha fatto il suo exchange e lo puoi sponsorizzare, no? È importante anche quello. E poi anche un wallet, ad esempio, puoi fare un wallet per il tuo token Binance Smart Chain, cioè rivoluzionario, serviva proprio, era fondamentale avere un prodotto del genere, però lo sponsorizzi anche quello. E poi lo step 4, se riesci ad avere abbastanza soldi, a pagare qualche exchange disgraziato per il listing, quelli che basta che gli dici, io ti do 100.000 dollari, tu listami, ok, va bene. E poi puoi dire listato anche su questo exchange. Solitamente la roadmap, infatti, è tutto un arrivare a 100.000 holder, 200.000 holder, bruciare tot token, listarsi su questo exchange, eccetera, eccetera. E poi continuare a promuovere senza un domani. Questo è un po' la nostra roadmap, il nostro obiettivo. Prima o poi, chiaramente, la FOMO svanirà perché queste coin sono puramente basate sulla FOMO, quindi bisogna avere anche un exit strategy, anche questo te lo dico sottovoce. Quindi mi raccomando, tu dampa ogni tanto perché male non fa. Ah, altra cosa, non è che puoi far vedere che il proprietario del token detiene tutti i token, e quindi o un po' li bruci. Mi raccomando, prima mandane qualcuno a qualche altro address sempre tuo, così da depistare la gente. E se uno ti dice, ma l'admin ha il 30% della supply, tu dici sì, la brucio. Ti erigeranno a eroe e tu nel frattempo però avrai anche prima mandato un po' di altri token ad altri wallet e riesci comunque a dumparli. Mi raccomando, sono tutti pro tip importantissimi. Costo, quanto costa fare questa shitcoin? Allora, 500 dollari circa per il deploy dello smart contract, quindi la fase iniziale di creazione dello smart contract e caricamento sulla Binance Smart Chain. È il costo del gas della creazione proprio dello smart contract. Poi qualche centinaio di dollari di gas fee per creare il pool, simulare i trade, fare gli airdrop agli holder falsi, eccetera, eccetera. Fortunatamente, appunto, con Binance Smart Chain, con qualche centinaio di dollari hai tutto chiavi in mano, con tanto di appunto holder, fai un bel po' di trade, fai un po' di appunto wash trading e così via. Ho messo 50 dollari per il sito web, ma forse è già fin troppo. E poi, in base a quanto lo youtuber o il TikToker di turno è disperato, tra i 100 e i 1000 dollari, suppongo, per ogni promozione. E basta, questo è. Andate magari a cercare quelli più piccoli, oppure i TikToker più generici, qualche ragazzino che ha tanti follower e venderebbe l'anima al diavolo per 200-300 dollari. Insomma, è facile lì, dai. L'importante è diventare virali. Tanto dovete raggiungere un target di persone poco conoscenti del mondo cripto, perché altrimenti non comprano le shitcoin, e soprattutto che vogliono fare soldi in fretta. Ecco, mi raccomando, questo è il vostro target. Ebbene, questa è la fine del tutorial di oggi. Che la cosa brutta è che è vero, cioè funziona veramente così. Io sono stato molto ironico, ma funziona davvero così. Quindi, tornando seri, ovviamente io non voglio minimamente incentivare alla diffusione delle shitcoin, volevo solo farvi vedere quanto è semplice creare una coin senza valore. Quindi la prossima volta che andate a comprarne una, cioè sappiate che funziona così, conoscete dietro le quinte, sappiate quindi che non c'è un reale valore dietro, ma che chiunque può farne una copia.
Quindi, se volete fare la vostra scommessa, fatela, non ve lo vieta nessuno, non voglio fare quello noioso che c'è solo Bitcoin ed Ethereum, però sappiate che è una scommessa e che state comprando qualcosa che funziona solo fin tanto che è virale, basato esclusivamente appunto sulla FOMO del momento e destinato poi ad andare a zero. Con questo io vi faccio un carissimo saluto e alla prossima!